Play. Ciao a tutti Squali Pesciolini, sono Mami Titi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo 11° episodio di Ark Pokémon Evolved. Per chi non mi conosce, per chi non conosce questa serie, in pratica ho installato una mod che modifica totalmente Ark e aggiunge decine e decine di Pokémon. Ringrazio gli sviluppatori perché continuano a migliorarla, ad aggiustarla sempre di più e stanno facendo veramente un ottimo lavoro, a parte qualche piccolo bug con cui negli episodi mi vedrete scontrarmi. Intanto che parlo vedo Ark che è un attimino anemico. Cazzo ti succede Ark, che ti hanno aggiustato la luminosità finalmente? In ogni caso, un benvenuto da Ercula. Siamo veramente cazzuti dopo lo scorso episodio in cui ci siamo costruiti la vera e propria squadra della morte, composta da i nomi che mi avete suggerito voi. Vi devo ancora aggiungere, quindi c'ho Matteo Gamer 98 che già c'è, Davide Buccella e i due Bulbasaur. Devo aggiungere un paio di personaggini. A proposito, facciamolo subito. Allora, i due personaggi che mi hanno scritto l'hashtag giusto nei commenti sono Davide Buccella, che è già un Ninetales, un bellissimo Ninetales, quindi mi dispiace, non ti aggiungerò. E poi abbiamo Roberto Cittadini. Quindi Roberto Cittadini lo assegno al Bulbasaur di livello più alto, perché hai più speranze di rimanere in vita, signore mio. Attenzione. Ok, allora, change name. A posto, abbiamo Roberto Cittadini. Ragazzi, è rimasto ancora un Bulbasaur libero, quindi se qualcuno si vuol fare avanti, vuol diventare un Bulbasaur, fate pure. Altrimenti gli darò un nome io, tipo, che ne so, Punta della Morte, una roba del genere, perché questo è il mio squadrone della morte, lo so per alcuni di voi. Ma scusi, signor Zoro, che mi ha rotto abbastanza le palle, che cazzo ci fa qui in mezzo al mio squadrone? Potrei improvvisamente farmi girare le balle e ti massacrerei con tutta la gente che c'ho qua. Però non so, se, cioè, voi che state facendo con la testa? Sì, oppure dite no, mamma, ti prego, non farci morire. È un grosso dubbio. In ogni caso, ultima notizia, ultima informazione per inizio video, che intro lunghe che faccio. Lo scorso episodio ho visto che non vi è piaciuto tanto, onestamente. Quindi, magari qualcuno di voi non l'ha proprio visto e sta guardando questo, vi chiedo gentilmente di andare nello scorso episodio, quindi nell'episodio 10, e dare un'occhiata, dirvi che cosa non vi è piaciuto, perché non l'avete guardato, perché io cerco di migliorarvi e mi dispiace se faccio delle cose che magari non vi piacciono. Detto questo, cosa facciamo oggi? Oggi andiamo a costruire la fortezza, più fortezza che ci sia, con tanto di balaustre, di parapetti, di zona tipo castello per entrare e uscire, tipo le torrette, voglio metterci, che ne so, dei cannoni oppure delle balliste, difesa dai Ninetales, quindi andrò a catturare anche qualche altro Ninetales. Ovviamente ragazzi, questo è un progetto che va ad espandersi, perché il mio obiettivo è avere una base sicura in cui posso lasciare i miei Pokémon, visto quello che è successo negli scorsi episodi, e da cui partire per andare in esplorazione in tutte le aree della mappa. Questa è tutta la mappa di Island. Esplorare un po' tutte le aree e vedere che Pokémon caratterizzano ogni area. Un po' come se stessi tracciando un Regional Pokédex. Quindi cambio leggermente, do una missione generale alla serie. Quindi prenderò tutti i vari biomi di Ark e vado bioma per bioma a scoprire che Pokémon ci sono. In questo modo aiuto anche a voi a giocare a questa mod, perché saprete anche più o meno che Pokémon trovare in giro. Ovviamente mentre facciamo questo, se ci sono dei Pokémon che ci piacciono li catturiamo, quindi non mancheranno sessioni di avventura e di cattura. Ma questo Zoroark, allora, io e i miei signori li ho messi tutti in attack target, quindi al mio via potete scatenare l'inferno in faccia a Zoroark. 3, 2, 1, via. Oh my god! No, però non devi picchiare me, giovane, massacrate lo Zoroark. No, non me, ops. Sono un po' pirla. Sì, massacratelo. Oh, madonna, hanno cambiato tutto, respawned bed. E hanno cambiato veramente tutto della mod di Ark, ragazzi, Ark proprio. Guardate gli engram, vi faccio vedere giusto qualcosa al volo. Finalmente li hanno ordinati. E soprattutto, se per esempio vado su un engram, che ne so, questo, lo Stonepipe, non ce l'ho, se io clicco due volte per sbloccarlo mi dice: vuoi spendere 5 punti per sbloccare tutta la catena di engram? Finalmente, sviluppatori di Ark, vi siete decisi a fare una cosa decente. Intanto lo Zoroark, che cazzo è?
No, vabbè, la merdina solita. Finalmente. Intanto volevo dirvi. Io ogni tanto mi perdo. Intanto vi volevo dire: il mio squadrone è veramente pericolosissimo. Non so se avete visto come ha fatto fuori questo Zoroark di livello 118. Io sono molto, molto soddisfatto di questo grado di protezione che mi offrono. Nel frattempo, comincio finalmente a costruire la mia bene amata fortezza. La parte di dietro della fortezza sarà esattamente... Tu che ci fai qui? Livello 83. Potrebbe essere interessante catturarti. Ok, volete vedere quanto è diventata intelligente Ercula? Vi ricordate quel Bulbasaur che stava qui vicino a noi? Benissimo. Ora gli sparo una marea di frecce. Dopo averlo intrappolato, perché io mi sono rotto le palle di correre dietro ai Pokémon, dopo averlo intrappolato, facciamo la cattura proprio easy. E non mi dispiace, sei bloccato male. E ora ti prendi miliardi di frecce in faccia, perché non mi devi rompere il cazzo. Sei un Bulbasaur di livello 83, non voglio neanche che mi scappi nell'acqua. E... giovane, dove cazzo? Ah, ora sta cercando di ammazzarmi e distruggermi la balaustra. Giovane, non puoi scappare. Ti ho creato... No, fermi. Fermi, non mi uccidete il Bulbasaur qua, che mi serve. Guardalo piccolo lui, si è addormentato mentre cercava di scappare. Vaffa quel paese, maledetto. Ercula non è più stupida. E voilà, non c'è stato Bulba, sarò più semplice da catturare. Ah, mi dispiace, sono diventato troppo furbo. Vi ricordo nei commenti, scrivete hashtag simpli con la Y, simpli per diventare questo Bulbasaur di livello 124, dannazione. Se non ci vuole diventare nessuno, cavoli vostri ragazzi, io ho il Bulbasaur di livello 124, oh my god. Intanto procediamo a costruire la nostra fortezza. Scusa Roberto, ok che vuoi stare vicino a me, che magari sei fan e vuoi dormire vicino a me, però ti puoi spostare dal mio letto, grazie. Ok ragazzi, la fortezza inizia ad essere vicino alla realizzazione. Allora, qui avremo l'area Pokémon, quindi i primi Pokémon, i primi alloggi dei Pokémon ce li abbiamo lì. La nostra casa fa parte della fortezza letteralmente. Qui abbiamo la zona macchinari, protezioni eccetera. Qua sono ancora indeciso se mettere, che ne so, tutti i window frame, che potrebbe essere utile. Poi fare un altro piano con proprio la balaustra, insomma. Qui ci sarà proprio davanti all'ingresso, quindi più o meno in questa zona qui. Sì, direi di qua. Yes. Qui ci mettiamo, allora, la zona per salire e magari espandiamo ancora un attimo, che ti devo dire una cosa del genere. Allora, wooden, ok. Quindi allarghiamo ulteriormente. Bene. Uno e due. Dove l'ha piazzato? Vabbè, sì, tanto devo mettere lo strato più basso per creare proprio le fondamenta. Tu che cazzo vuoi? Qua prenderai tante di quelle mazzate, che meglio che te ne vai a quel paese. Oh, bene. E vado a piazzare sto gate, se me lo fa piazzare. Magnifico, ragazzi, magnifico. Mi rimane da piazzare le ultime rampe. Ok, e dovremmo essere pronti. Fantastico. Allora, qui io sono un attimo indeciso. Sì, così è troppo basso. Quindi dovremmo sicuramente alzare. Dobbiamo alzare. Quindi ho preparato tutti i door frame. Facciamo tutto un giro di door frame. E ci prepariamo, insomma, a creare anche le postazioni. Magari le facciamo tipo torrette interne. Le postazioni per le balliste, i cannoni e sta roba qua. E qui ho bisogno di una porta. Sì. Ok, anche le porte di questo gigantesco doorframe sono pronte. Fantastico, ne avevo craftate due, vabbè, una in più serve sempre. Ora non mi rimane altro che inserire tutte le window intorno. Ne ho fatte ben 26, che dovrebbero essere sufficienti. Forse ne ho prese un po' troppe, un attimo, un po' appesantito. Ok, 13 alla volta, dai, dovrei farcela. Dai bello, dai, sbrigati! L'ultima area che mi rimane da costruire è esattamente l'area per i Pokémon. Quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Guarda che carino che viene, mamma mia ragazzi, sta venendo una bomba. Io vi chiedo nei commenti, siate gentili, scrivetemi come sta venendo, cosa ne pensate di questa super fortezza dello squadrone della morte. Allora, io vorrei fare una cosa tipo tonda qua, sarebbe tipo hall, sarebbe molto figo. Ok, fantastico. Sì, no, così, benissimo. Ok, guardate qua,
Ma guardate qua quanto sono power! Ma che cosa figa che ho fatto! Ma troppo bello, troppo bello! Ragazzi, poi questa si può espandere come cavolo vogliamo, quanto vogliamo, in lungo e in largo! È troppo figa! Ora ci metto i Pokémon, quelli diciamo da proteggere lì nella zona riparata. Io ho bisogno di un'altra Wooden Foundation, quindi dammi un altro po' di legno. E che ho terminato, fantastico, dovrebbe averlo il Ninetales. E ovviamente mettiamo tutti i Pokémon a pattugliare sopra. Quindi, cioè, ora vi faccio vedere anche dove penso di metterci la zona per i Ninetales. I Ninetales in teoria vorrei mettere lì sulla balaustra, tutto intorno, che pattugliano la zona. Qui al centro potremmo anche fare una cosa diversa, tipo se lo facciamo tutto in metallo potremmo mettere una zona di vetro. Figo, figo, insomma. Qua possiamo mettere anche tutti dei piccoli recintini, che è una cosa che potrei fare, dei chailing, li mettiamo, dai. No, ma guardate sta fortezza dall'esterno, ragazzi. Ma quanto è figa, ma che... Ma io veramente sono proprio soddisfatto di me a sto giro. Voglio sapere voi cosa ne pensate. Non dovete scrivermi per forza che sia bella, eh. Però voglio sapere veramente che ne pensate. Mi sono impegnato tanto a pensare sta cosa la notte. Ho detto, come cavolo devo fare qua a sopravvivere a Dark Pokémon Evolved? E mi è venuta in mente questa idea. Molto, molto, molto faiga. Quindi se ci mettiamo qua delle belle railing, non so se questa la teniamo oppure no. Vediamo un po'. Però qua ci dobbiamo assolutamente poter entrare in questo modo. Allora no, questa la togliamo. Pick up, benissimo. Quindi qua ci andranno tutti questi Pokémonini piccolini, carini che abbiamo. Per ora li teniamo mischiati, magari poi possiamo fare una zona. Allora, intanto seguitemi, teste di minchia. Cioè, Z, no, tu togliti. Ok, follow me. Follow me, you can voi non mi state... Sì, mi stanno followando, mi sta followando tutto il mondo. Dicevo, possiamo fare una zona per ogni Pokémon, che ne so, tutte le per ogni tipologia, che ne so, tutte le tutti i Pokémon d'acqua li mettiamo in una zona, tutti i Pokémon d'erba li creiamo un'altra zona, tutti i Pokémon che vi devo di fuoco un'altra zona ancora, tutte le evoluzioni di Eevee le mettiamo in un'altra zona. Cioè inizia a diventare una cosa decisamente faiga. Ora vi voglio solo far vedere. Qui ovviamente io farei proprio negli angoli delle zone, delle torrette che si evolvono, che si alzano ancora di più. Quindi ci mettiamo delle altre Wooden Foundation. Ovviamente questa è una cosa che espandiamo nei prossimi episodi. Lì ho bisogno di una crafting table, però non ho... No, forse ce l'ho il metallo. Ce l'ho, la faccio. Ok, ecco la crafting station. E qui possiamo ancora metterci qualcos'altro. Non ho idea, magari un fuocherello da campo. Ecco, il fuocherello da campo mi manca. Sì, decisamente. Un campfire. Campfire S più addirittura. Ma sì, ho solo bisogno di un po' di flint, che mi sa che l'ho consumata tutta. La devo andare a prendere. Ok, il campfire S più è pronto, perché non ci facciamo mancare niente, non mettiamo materiale scadente ma solo roba POA. Guardate qui l'interno come proteggiamo per salire nella nostra area protetta. Però io farei degli accessi con delle rampe anche in altre zone, quindi nelle zone laterali, perché non si sa mai, può essere sempre utile. Ok, perfetto, ho messo tutte le staccionate, lì ci faccio la zona per l'accesso con la rampa. Qui potremmo ancora ampliare, però per il momento siamo abbastanza tranquilli così, non abbiamo decine di migliaia di Pokémon, cioè non volevo fare un super episodio infinito sulla costruzione della fortezza. Non è un video tutorial, ma è semplicemente un modo per migliorare la nostra condizione, perché non si poteva andare avanti in questo modo. Allora, a 1, quindi, ma qui è un pochino alto, quindi magari non la facciamo l'accesso alla rampa qua, va? Perché ce ne stanno troppe di... cioè è troppo alto qui, quindi evitiamo, magari lo mettiamo in un'altra zona. Qui ci proteggiamo, dovessimo cadere qui in mezzo ai Pokémon brutti e cattivi che un domani ci saranno. Ok, sì, non mettiamo l'accesso alla rampa. E che devo dirvi, ragazzi? Io direi che... Ah, vi devo far vedere dove metterei i Ninetales.
I Ninetales io li metterei proprio in questa zona qui, tipo torretta. Però vediamo, perché se ci mettiamo le torrette con ballista o le torrette con i cannoni, non servono neanche. Quindi prima di concludere l'episodio ho bisogno di evocare un Scyther, che così potete ritornare nel gioco tramite Scyther. Quindi andiamo a prendere il Scyther che nel frattempo ho craftato, perché i miei Pokémon ora sono veramente tanti, nel senso che riesco, avendo questo squadrone della morte, riesco a distruggere una quantità infinita di Pokémon. Infatti quelli qua fuori probabilmente faranno una bruttissima fine. Di conseguenza riesco a procurarmi tanti Engram, e quindi posso craftarmi, insomma, questi bei carini. Scyther livello 45 già? Oh, figo! Non sapevo che avevano migliorato sta cosa. Benissimo! Se volete diventare il nuovo Scyther, scrivetemi nei commenti hashtag coleottero volante. Hashtag coleottero volante e diventerete il nuovo Scyther. Io per oggi vi ringrazio, spero di avervi allietato con un bel episodio divertente, ma soprattutto bello anche da guardare. Sono pronto, insomma, con la nuova fortezza ad andare ad esplorare tutto il mondo di Ark Pokémon, con anche il mio squadrone della morte qui a difesa. Mi sento decisamente più tranquillo. Se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag fortezza inespugnabile, fortezza inespugnabile, lasciate un like, commentate, condividete per sostenere me, il canale e la serie. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto Sharkzen a tutti, ciao.